Ci troviamo in Valle dei Laghi e andremo alla scoperta degli antichi opifici ad acqua un tempo attivi. Il termine opificio indica un'attività produttiva che sfruttava la forza dell'acqua per le proprie lavorazioni. Ecco Museo, dopo un lungo e certosino lavoro di ricerca, ha rintracciato tutti gli opifici attivi un tempo in Valle dei Laghi e ha predisposto un percorso che la attraversa completamente. E lungo questo tracciato ha collocato dei pannelli esplicativi per andare a scoprire le storie, le caratteristiche di questi opifici. Dunque l'acqua è l'elemento che accomuna e unisce la maggior parte dei paesi della Valle dei Laghi, dove un tempo erano attivi queste tipologie di lavorazioni. Calavino, in particolare, era uno dei luoghi centrali della produzione per la presenza di una roggia particolarmente copiosa. Negli altri paesi le rogge, seppur non così ricche d'acqua, davano ugualmente sviluppo alle attività produttive, quale ad esempio a Padernione, a Ciago, a Fraveggio, Vezzano, a Terlago, a Covolo e uno davanti a Castel Toblino. I mulini, gli opifici, sono documentati in Valle dei Laghi fin dal 1200 e sono rimasti attivi fino agli anni 40-70 del Novecento, quando, per logiche di mercato o per l'introduzione dell'energia elettrica, le loro ruote gradualmente sono andate a fermarsi. Tuttavia, ricordo testimonianza dell'importanza dei mulini, le troviamo in vari casi, quale ad esempio a Padernione, dove la loro rilevanza proprio a livello della vita sociale viene testimoniata dal coro dei mulini, questo canto che ha messo in musica tre proverbi che riproducevano la velocità delle ruote dei tre mulini un tempo li attivi. Dio t'aiuta, Dio t'aiuta, Dio t'aiuta, Dio t'aiuta, se potrà t'aiuterà, se potrà t'aiuterà, se potrà t'aiuterà. In Valle dei Laghi, dunque, erano attive varie tipologie di opifici. Potevamo trovare la produzione e la macinazione di cereali, come anche la lavorazione del rame, le fucine, quindi del metallo, le segherie, sia di legname, ma anche di travertino, ma anche per la panificazione o per la produzione del cemento. Ed in particolare a Calavino anche le gualchiere, ovvero la ruota azionava un sistema di mazze che colpivano ripetutamente e costantemente all'interno di vasche di legno dei tessuti di lana insaponati e bagnati da infeltrire, oppure le fibre della canapa perché doveva essere separata la parte legnosa da quella fibrosa per il filato. L'acqua veniva sfruttata anche da altre tipologie di opifici per ulteriori esigenze, quali raggiungere una temperatura particolarmente elevata della fiamma, poiché i fabbri dovevano lavorare i metalli, i ceramisti produrre la ceramica e i proprietari del cemento dovevano cuocere la marna per poi frantumarla e produrre il cemento. E come facevano? Utilizzavano la tromba idroeolica, nota anche in dialetto come Bot de Lora, da l'ora del Garda, quindi questo vento che attraversa la Valle dei Laghi. Questa botte, costruita in muratura, era presente all'esterno degli opifici, in corrispondenza della roggia. La parte superiore si trovava un foro nel quale si faceva precipitare l'acqua trasportata da una canaletta in legno o in ferro. Quest'acqua, una volta che precipitava, entrava in questa botte, andava a colpire un sasso o un pezzo di legno posto sul fondo e che favoriva la fuoriuscita di ossigeno. Questo ossigeno trovava una via d'uscita attraverso un foro
e a questo foro era collegato un tubo che portava direttamente sulla fiamma, consentendo ai lavoratori di ottenere la temperatura desiderata. In Valle dei Laghi esistevano due tipologie di ruote. In particolare a Calavino era un po' un'eccezione, poiché la portata dell'acqua era particolarmente copiosa, quindi si poteva utilizzare una ruota che veniva mossa dall'acqua che vi passava al di sotto, ma nella maggior parte dei casi la portata della roggia non era sufficientemente importante e dunque era necessario costruire un bacino di raccolta al di sopra degli opifici, che veniva costantemente rifornito d'acqua grazie ad una derivazione a questo canale che convogliava parte dell'acqua della roggia in questo bacino. In corrispondenza del bacino partiva una canaletta in ferro oppure in legno che trasportava l'acqua al di sopra della ruota. Questa canaletta veniva spostata a seconda della necessità del proprietario dell'opificio e a seconda che mettesse appunto in moto, volesse bloccare la ruota. La ruota, una volta messa in movimento, collegava con un albero di trasmissione i vari strumenti che dunque venivano messi in moto e potevano essere dunque le mazze per una fucina oppure gli altri strumenti, quale ad esempio le macine per la macinazione dell'olio di noci o la macinazione dei cereali. Altre lavorazioni che sfruttavano l'energia dell'acqua erano sicuramente la macinazione dello scotano, noto anche come albero della nebbia o fogliarola in dialetto. È una pianta che, una volta macinata, serviva per tingere i tessuti e per la concia delle pelli. Infine, ultima tipologia di lavorazione era la segheria. La segheria che serviva per tagliare sia le piante, i tronchi, ma anche il travertino, questa formazione rocciosa che veniva tagliata sotto forma di mattoni utilizzati nella costruzione delle antiche case oppure di antichi edifici. Questo è solo un assaggio di ciò che potrete scoprire percorrendo gli itinerari alla scoperta degli antichi edifici della Valle dei Laghi.